Piovre. I diavolisti. No, no, no. Adesso. Tutto questo. Scappa, 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 scappa. Cari amici, oggi faremo una ricetta particolare con il polipo. Andremo intanto a mettere in un tegame delle verdure per fare il classico brodo. Quindi cipolla, sedano, ci mettiamo qualche patata, così, e la carota. All'acqua di cottura andiamo ad aggiungere del vino bianco. Appena inizierà a bollire, ci andremo ad aggiungere i polipi. Andiamo ad aggiungere un pochino di sale. E a questo punto prendiamo i polipi e li lessiamo. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Essendo di media grandezza, avranno bisogno di circa 20 minuti per la cottura. Li dobbiamo lasciare abbastanza al dente, quindi verso i 10 minuti li andremo a punzecchiare con una forchetta per regolarci. Allora, il primo polipetto, quello più piccolino, è cotto. Lo tiriamo fuori. Vediamo, anche questo è cotto. Questo era un pochino più grossetto, lo lasciamo ribollire ancora un altro pochino. E intanto che l'altro polipo continua a cuocere, noi togliamo il coperchio perché dobbiamo far evaporare il più possibile questo brodo, lo dobbiamo cercare di farlo stringere. È pronto pure l'altro polipo. Ecco, il brodo sta stringendo, lo lasciamo stare ancora sul gas per farlo stringere ancora. A questo punto prendete il polipo, tagliate completamente la testa e mettetela da parte e dividete le branchie una per una. Questi tentacoli li andremo poi ad asciugare con un tovagliolo e li andremo a tostare in padella. Io continuo, ci vediamo dopo. Il brodo è pronto, ci andremo ad aggiungere un pochino di olio extravergine di oliva e andremo a passare tutto al mixer. Perfetto. E adesso andiamo a tostare il polipo. Ho messo il polipo in padella con un filino d'olio, lo copro e lo faccio tostare 2 minuti per parte. Impiattiamo. Le verdure che abbiamo frullato poco fa. Ricopriamo sempre con la crema di verdure.